Benvenuti all'interno di questa panoramica incentrata su come si studia e si lavora con l'informatica all'ITA Tosi di Busto Arsizio. Iniziamo con l'inquadrare l'aspetto del quel che si fa all'interno del primo biennio. Innanzitutto, nel primo biennio si lavora all'interno prevalentemente del mondo Office, incentrando il ragionamento rispetto a quanto servirà in un contesto d'ufficio o in un contesto cooperativo a carattere universitario. Presentazioni, word processor, foglio di calcolo, ma non è soltanto questo quello che facciamo nel biennio. Siamo molto incentrati, per esempio, sul conseguimento delle certificazioni a carattere informatico, nello specifico l'ICDL. Non solo, ci interessa moltissimo far comprendere ai nostri studenti come si lavora all'interno del cloud, cosa significa lavorare nella rete d'istituto, ma soprattutto cosa significa poi lavorare all'esterno della nostra rete, sempre in una prospettiva di futura occupazione lavorativa. Ci sta a cuore anche la programmazione ed ecco che già nel secondo anno lavoriamo con il linguaggio di programmazione Python proprio per, come dire, avviare i nostri studenti a una comprensione delle cose dal punto di vista della programmazione, della progettazione e quella che il Ministero sovente sottolinea essere il pensiero computazionale. Ed eccoci ora pronti a dare un'occhiata a quello che succede all'interno dei nostri indirizzi del triennio. Amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, turismo, relazioni internazionali per il marketing. In tutti gli indirizzi informatica diventa disciplina curriculare, fatta eccezione per il corso turismo. Entriamo allora velocemente nello specifico di quello che succede per i corsi amministrazione, finanza e marketing e relazioni internazionali. All'interno di questi corsi innanzitutto vengono affrontate le tematiche legate alle reti informatiche, perché siano cittadini coscienti, perché sappiano come muoversi, perché sappiano sfruttare le competenze acquisite a scuola. Un altro filone molto molto importante è quello legato alla scienza dei dati, data science. Infatti gli studenti imparano a processare le informazioni e a interrogare le informazioni medesime, a rielaborarle insomma attraverso modalità differenti. Adesso entriamo invece nello specifico del corso Sistemi Informativi Aziendali. Usiamo spesso anche l'acronimo SIA per indicare i sistemi informativi aziendali. Così come per gli altri corsi, nel corso SIA si prosegue ovviamente con lo studio del diritto, economia aziendale, insomma tutte le discipline di indirizzo o di valenza leggermente inferiore, poiché il SIA è un'articolazione dell'amministrazione finanza e marketing. Ma qui, come stiamo leggendo, le 5 ore di informatica sia in terza, sia in quarta, sia in quinta segnalano con evidenza quanto prioritaria sia la disciplina rispetto alle altre. Infatti si parla di materia di indirizzo. Ma se nel corso SIA vengono sviluppati gli stessi contenuti dell'amministrazione finanza e marketing, che cosa caratterizza questo corso? Cioè, cosa si fa di particolare? Ad esempio, si scopriranno linguaggi di programmazione come C++, C#, Ubinet, utili a sviluppare software per i nostri PC, così come altri ambienti per la progettazione e lo sviluppo di app per i nostri dispositivi mobili. O ancora si lavorerà sulla potenza dei dati, ancora una volta data science, studiando come progettarli, implementarli, fino ad arrivare alle interrogazioni attraverso siti dinamici. Ovviamente si passa dalle reti perché è indispensabile avere una coscienza e una conoscenza chiara rispetto a quello che succede dal punto di vista del web e si impara a sviluppare pagine web, come abbiamo già anticipato, anche con la connessione ai database. Ci spingiamo verso l'Internet of Things, detta anche IoT, l'Internet delle cose, e quindi con gli studenti proviamo a immaginare anche un mondo diverso che funzioni attraverso Internet of Things. Coinvolti spesso in project work, gli studenti affineranno le proprie competenze di team working, competenze indispensabili per il loro futuro. Volendo, potranno conseguire certificazioni informatiche a carattere internazionale. Ma perché scegliere l'indirizzo SIA? Forse qualcuno può pensare per diventare un hacker, oppure un esperto di cyber security, oppure ancora un tecnico hardware, o semplicemente un sviluppatore di software, o magari per fare soldi attraverso il web. Chissà, di sicuro ciò che noi cercheremo di fare sarà potenziare l'attitudine problem solving, competenza indispensabile in questo nostro secolo, valorizzare il pensiero divergente che reputiamo essere fondamentale, dare una bella spinta anche alla creatività attraverso e con il digitale.
Vorremmo proprio che i nostri studenti imparassero a leggere il mondo intorno a sé, in quanto l'industria 4.0, in quanto la telecomunicazione, in quanto mille cose evolvono intorno a noi. E vorremmo proprio che loro diventassero attori dell'innovazione, anche solo con suggerimenti, idee e un domani con startup, perché no? E non semplicemente subire l'innovazione. Come tutti sanno, si dice che il 65% dei lavori di domani non esiste ad oggi, così come che 9 lavori su 10 richiederanno competenze digitali importanti. E si dice altresì che se aumentassimo il numero di donne all'interno del comparto digitale, tutto procederebbe molto meglio e molto più velocemente. Con il conseguimento del diploma di indirizzo SIA sarà possibile avere più chance per entrare nel mondo del lavoro, così come, non scordiamolo, sarà possibile comunque accedere a qualunque tipo di percorso universitario. Dunque, i lavori di domani di questi ragazzi di tutto di più, ma semplicemente per il fatto che è l'informatica che è intorno a noi, è il mondo dell'informatica che continua ad evolversi. Le competenze che acquisiranno all'interno di questo corso saranno sicuramente una marcia in più rispetto a ciò che li aspetta nel loro futuro. Proprio per il ragionamento che facevamo prima e che sta a dire che tutta l'informatica è intorno a noi. A nome di tutto il gruppo di docenti di informatica che ha realizzato questa presentazione e questo video, grazie per l'attenzione.